Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in un nuovo episodio di Pillole. Un pillole particolare perché me l'avete chiesto voi. Come potete vedere non siamo nel mio studio, non siamo neanche al Monopoly Sotterra, ma siamo nel mio attico. Alcuni di voi se lo ricorderanno perché dove abbiamo girato vi dico la verità, vi lascio la schedina qua sopra, ma siamo qui, bando alle ciance, per farvi vedere come bloccare il fucile con una cinghia a un punto dietro al tattico ma anche davanti. Prima di partire però, sigla! Tra l'altro capita a puntino perché ho deciso finalmente di comprare quella tasca scrotale che vi dicevo, tra l'altro della Warrior, giusto per lasciarci quei 3.000 euro e adesso il tattico è effettivamente completo. Mi sono messo il tattico, come potete vedere stesso setup dell'altra volta, l'unica cosa che si è aggiunta è la sacca scrotale. Ecco come funziona la cosa. Come vi avevo detto, abbiamo una cinghia a un punto, gli vado ad attaccare il mio fucile, che in questo caso è la RP9 della G&G con modifica MC1. Molto guidoso. Se la voglio utilizzare al massimo questa cinghia a un punto, posso fare due cose: è mettere un attacco sulla cintura, quindi sul cinturone, o un attacco sul di dietro. Questo perché, come vi avevo detto, se io adesso prendo il fucile e lo mollo e voglio fare una transizione da arma lunga ad arma corta, ho un fucile che si muove in giro. Quindi io sono in puntamento, lo mollo, tiro fuori la pistola. Nel momento però che io mi vado a muovere e voglio utilizzare esclusivamente la pistola, il fucile mi è d'intralcio perché si muove ovunque. Per eliminare questo problema posso fare due cose: o metto il fucile dietro, che però non risolve il problema perché il fucile può continuare a muoversi, oppure con una mano me lo tengo fermo sul fianco e con l'altra entro in puntamento con la pistola. Questo però genera una serie di problematiche, perché se devo sparare con una mano non sarò preciso come quando ne utilizzo due, e anche l'abilità e la velocità di utilizzo cala. Quindi, per andare a ottimizzare ulteriormente questo problema, io ho ideato, e probabilmente qualcun altro l'avrà già fatto, il seguente sistema. Quando devo fare il passaggio da arma lunga ad arma corta, ho inserito sulla cintura questo anello con la clip. Io vado a prendere il fucile, lo chiudo intorno al RIS e questo poi sta in posizione indipendentemente da quanto mi muovo. Mi permette poi di transitare. Mi permette poi di fare il cambio arma, passare alla pistola e posso usare due mani, perché tanto questo affare non va da nessuna parte. Questo sistema è molto comodo quando ci troviamo in situazioni di CQB, quindi ambienti abbastanza chiusi dove, per quanto il fucile sia nella nostra parte frontale, non ci dà troppi problemi, riusciamo ad andare in puntamento e riusciamo a fare letteralmente tutto quello che dobbiamo fare. E soprattutto quando poi dobbiamo fare il cambio inverso, quindi passare da arma corta ad arma lunga, adesso ho spostato la clip e non ci sono più abituato, ci metto letteralmente 2 secondi. Quando ho finito posso andare a richiuderlo, posso fare tutto con una mano, non me ne servono due, faccio il cambio, metto via, apro e sono in puntamento. Estremamente veloce, estremamente comodo. Ci sono però delle situazioni dove, se sappiamo che il fucile c'è di intralcio e dobbiamo tenercelo fuori dalle scatole, per esempio se stiamo camminando nel bosco, o se è semplicemente un fucile più lungo di questo RP9, che comunque è una mitraglietta quindi più compatto, sul davanti ci infastidisce, può andare a sbattere, può andare a impedirci il movimento con la gamba, perché comunque è un pochino in mezzo alle palle, non lo nego. La cosa che possiamo andare a fare è andare a mettercelo, come ho fatto vedere prima, sulla schiena, ma bloccandolo con questo anello. Quindi lo stesso anello che abbiamo sul davanti l'ho messo anche sul retro. Adesso me lo sbatto dietro, lo fisso e vi dico però qual è il problema con questo sistema. Bene, così l'ho fissato alla mia schiena. Guardate che bellezza. Se io mi piego da una parte non cade, se io mi piego dall'altra non cade. Quindi posso correre in montagna, posso andare in giro, il fucile è bloccato lì, io sono a posto. C'è solo un piccolissimo problema. Il piccolissimo problema è che attaccarselo con questo sistema sulla schiena è molto macchinoso e, per comodità vostra, questo sistema perlomeno che ho ideato io, deve far sì che premendo questa clip il fucile si sganci. Quindi potete poi andarlo a utilizzare senza problemi, ma se volete andarlo a fissare di nuovo, farlo con due braccia dietro la schiena è molto 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 complicato, perché sì, ci arrivate, ma il sistema che ho trovato io è un pochino complicato. Una cosa che vi posso consigliare è di utilizzare degli strap al velcro. Io non li ho trovati, sono sempre in squadra, quindi ho sempre un compagno che prima della partita o durante me lo può fissare lì dietro. You son of a bitch.
ho la pistola nel caso io debba ingaggiare, e poi dopo, se ne ho bisogno, posso comunque sganciarlo in qualunque momento. Non è sicuramente il sistema più comodo e più veloce, perché avete più o meno sempre bisogno di qualcuno che ve lo fissi dietro. Una volta però che è fissato, con una mano da sola, addirittura mentre siete in puntamento, potete sganciarlo, estrarlo dalla schiena e siete a posto. Ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Chiaro è che il blocco davanti è il più comodo, perché potete operare in completa sicurezza da soli, senza che nessuno vi debba venire lì a dire: hai bisogno di una mano? Questo invece è il tattico nero, come potete ben vedere, sempre con la stessa fondina che avevamo prima. A questo giro l'ho deciso di fissare e ve lo volevo far vedere con questo sistema qui, altezza pene possibilmente. Ho usato semplicemente un braccialetto in paracord, di quelli che potete trovare da qualunque parte. Ha la sua bellissima clip, tac, con una mano il fucile è libero, potete fare tutto quello che vi pare. Quando avete finito lo andate a chiudere. Se siete in boschivo, questo sistema è un po' un mezzo e mezzo, nel senso che ho trovato molto più comodo usare una cinghia a due punti per mettersi il fucile dietro, bloccato appunto con una cinghia a due punti, che fa sostanzialmente la stessa cosa di questo genere di attacco. Ovviamente è un pochino più scomodo, ovviamente avete una cinghia che vi passa attraverso tutto il corpo, quindi va a tirare i cavi della radio, va a tirare questo, va a tirare quell'altro. È complicato da utilizzare, però si può fare. I modi migliori sono sostanzialmente quei due lì. Bene, doveva essere un pillole, verrà sicuramente di 18 minuti, perché io parlo per 2000 ore, ma ormai ci siamo abituati. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se volete provare a fare la stessa cosa e integrare questo sistema sul vostro cinturone, sul vostro tattico, mandatemi le foto su Instagram che le riposto. Larry Boston. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione trovate il link di Instagram e del Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di comprare tutte queste incredibili cosine. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video. Stay hungry. Stay hungry. Ciao.